Dopo il mio ultimo video, dove facevo vedere che i rumori si potevano sentire perfettamente sulla ISS a patto di mantenere il microfono sempre inserito, come avevano di default i cosmonauti russi, nel blog dei disperati si è scatenato un po' il panico e si è cercato addirittura di immaginarsi che i rumori di quegli sfigati di astronauti russi erano dovuti alle fluttuazioni degli astronauti dentro la tuta, come farebbe il piede di un bambino nella scarpa di papà. Capite perché ho detto astronauti sfigati? Non perché ce l'ho coi russi, per carità, ma per come se li immaginano i complottisti, cioè con tute non su misura, ma scatoloni tuta dove questi poveretti ballano dentro sbattendo in continuazione contro le pareti. Ma per piacere. Allora, a questi funambolici arrampicatori di specchi, spiego un concetto. Una tuta deve avere sicuramente una parte rigida, in quanto all'interno ha una pressione che permette ad un astronauta di non morire di asfissia. E all'esterno c'è il vuoto assoluto, e questo sia sulla Luna come sulla ISS. Per cui la tuta non possiamo assimilarla ad una felpa, ad un maglione e nemmeno ad un cappotto. No, l'esempio più consono è un pneumatico gonfio, con almeno una parete interna tesa, tensione dovuta proprio alla differenza di pressione tra esterno ed interno. Questa parte tesa è proprio quella che trasporta il suono dall'esterno all'interno, ovviamente quando si crea una linea di contatto, che in genere passa attraverso un arto dell'astronauta. Adesso facciamo un esperimento casalingo che tutti possono fare per capire com'è efficiente il trasferimento del suono tramite oggetti. Prendete una cuffietta per smartphone a filo, in genere hanno questo microfono regolatore di volume. Inserite nell'orecchio solo il capo che ha il regolatore, poi battete piano con un'unghia sul regolatore, sentirete che all'orecchio inserito arriverà netto il suono del leggero colpetto, mentre all'altro orecchio collegato con l'aria non arriverà alcun suono. Se non avete una cuffietta lo potete fare con una cuffia, trovate un punto rigido lungo il cavo e battete leggermente e sentirete anche in quel caso un suono non udibile via aria. Il suono ovviamente vi arriverà tanto più forte quanto più tendete il cavo della cuffia, in quanto la rigidità di un materiale migliora la trasmissione del suono. Ho fatto un esperimento anche con uno spago legato alla bene meglio ad un auricolare e dall'altra collegata ad un oggetto rigido. Beh, è sufficiente tenere lo spago dritto con una leggerissima tensione, proprio il minimo, e anche in quel caso il suono arriva chiaro all'orecchio. Questo dimostra, oltre ogni ragionevole dubbio, che anche in materiali relativamente morbidi come i fili delle cuffie o addirittura lo spago, il suono si propaga. È sufficiente che siano sottoposti ad una leggera tensione. Questo è il motivo per cui negli esempi russi si sentono un'infinità di suoni. Non certo perché la NASA ha assoldato dei rumoristi o perché gli astronauti fluttuano dentro le tute sbattendovi costantemente contro. È la rigidità della tuta, dovuta alla differenza di pressione tra interno ed esterno, a propagare così bene i suoni al microfono nel casco. Adesso, con in testa questo esempio casalingo, spieghiamo le anomalie di Apollo 16. Noi sappiamo che suoni estranei, come gli effetti eco di Houston, ma anche eventuali colpi o rumori di oggetti in contatto con la tuta, possono essere registrati dal microfono interno. Per gli astronauti russi praticamente avviene sempre, avendo i microfoni sempre attivi. Per gli astronauti Apollo no, solo nel momento in cui il sistema Vox abilitava il microfono, per cui o quando l'astronauta parlava o subito dopo, poi c'era solo il silenzio. Però in Apollo 16, nella prima attività extraveicolare, questo non avviene. I suoni arrivano anche quando l'astronauta non parla. Me ne sono accorto io guardando questo esempio. Ok, hold on a second, we'll regroup here. Questo esempio è eclatante e non è riportato dai siti complottisti. A loro molte cose, si sa, sfuggono. Qui l'ultimo a parlare è Houston, lo capiamo dal suono Quindar, il famoso beep finale. Eppure il suono dell'oggetto trasportato e scosso dall'astronauta arriva chiaro al suo microfono.
Okay, hold on a second. We'll regroup here. You want to do it again? Non dovrebbe assolutamente arrivare, visto che stando in silenzio l'astronauta non avrebbe attivato il microfono. Allora mi son detto, o ho trovato io la pistola fumante, o in questa prima Eva l'astronauta Duke aveva il sistema Vox disabilitato e per non far sentire gli eco di Houston in continuazione dal suo casco ha diminuito il volume della sua cuffia o l'ha in qualche modo schermata. Se quest'ipotesi fosse vera, per ogni frase detta da Houston dovremmo sentire l'eco proveniente dal casco di Duke, anche quando lui non parla e senza che queste frasi di Houston vengano tagliate dal sistema Vox. È così? Sì, è così, l'ho verificato. Questi sono tutti esempi tratti da Apollo 16, prima attività extraveicolare, dove si sente pur nel sottofondo, ma si sente tutta la frase detta da Houston, per cui senza che il sistema Vox la tagli e senza nemmeno che l'astronauta lo abiliti parlando prima lui. Outstanding, Charlie. I'm sure you'll hold the record now. Okay, they're 56 and 76. Outstanding. You did a good down center alignment. On it. That's okay, John. Just press on. It was... Right, that's right. So it worked out okay. And you can skip all the ingressing part and go on after that. Questo dimostra, oltre ogni ragionevole dubbio, che Duke aveva il sistema Vox disinserito, altrimenti quegli eco o non si sarebbero sentiti o sarebbero stati troncati dopo un secondo di silenzio da parte dell'astronauta. Invece le frasi si sentono complete, per cui il sistema Vox non è mai intervenuto. Questo ha fatto sì che i rumori da lui prodotti, anche quelli meno sonori come ad esempio le strisciate dei piedi sulla regolite, sono potuti arrivare al suo microfono, esattamente come per gli astronauti russi, dove tutti i rumori di manipolazioni attrezzi fatti con le mani arrivano ben sonori al loro microfono. Tutta la fuffa complottista sulla prima attività extraveicolare di Apollo 16 è spiegabile. Vanno spiegate però altre due anomalie relative alla terza attività extraveicolare, dove invece Duke e il compagno avevano il sistema Vox funzionante. Qui vediamo che l'astronauta lascia cadere un sasso in un contenitore, tenendo in mano il coperchio. Il suono del sasso che batte sul fondo è udibile per due motivi. L'astronauta aveva appena finito di parlare, il sistema Vox era ancora attivo. Due, c'è un doppio contatto che passa dal coperchio alla mano e dal terreno agli stivali. Se avete provato l'esempio della cuffietta, vi rendete conto che è possibilissimo che un suono di una caduta di un sasso si propaghi alla mano e poi alla tuta e da questa al microfono. Sono oggetti rigidi. In quest'altro caso invece, nell'esempio complottista, si fa sentire il suono come se arrivasse nel silenzio. E questo sarebbe davvero un'anomalia inspiegabile nella terza attività extraveicolare, dove il sistema Vox era attivo. Ma se sentiamo l'originale, quel suono avviene durante una conversazione, per cui col sistema Vox aperto. Well, that's back to the rover. We're talking about taking the magazine off his, the other Hasselblad, putting it on there. Let's not do it. Well, that's back to the rover. We're talking about taking the magazine off his, the other Hasselblad, putting it on there. Let's not do it. Qui tra l'altro in questo esempio tocchiamo con mano la disonestà degli esempi portati dai complottisti che nascondono dettagli importantissimi che spiegherebbero le cose, ma loro ovviamente tendono a barare.
L'unico caso eclatante era questo che ho spiegato in una mini pillola che però non ho reso pubblica. Qui sembra che un astronauta di Apollo 15 lanci un oggetto e questo colpisca il LEM facendo rumore, cosa assolutamente impossibile visto che non ci sarebbe una linea di contatto tra rumore e tuta dell'astronauta. Però ascoltando con più attenzione notiamo che il rumore non coincide con il contatto di quell'oggetto contro il LEM. L'oggetto è molto probabilmente un pezzo di imballaggio per cui leggerissimo e lo si vede volar via. Nel vuoto anche un foglio di carta parte a razzo e va lontano. Ascoltate rallentando la scena, non c'è sincronizzazione. Invece guardate qui, nello stesso istante l'altro astronauta cerca di inserire l'antenna ad alto guadagno e il suono corrisponde perfettamente col tentativo di inserimento, anche rallentando la scena. E poi ragionando, quel suono così netto è più probabile che sia stato provocato da un'asta di metallo che batte contro il rover anche lui di metallo o da un pezzo di imballaggio che batte contro un LEM completamente coperto di Mylar Kapton, re che non c'è scelta. Poi i complottisti hanno cercato di dimostrare che l'astronauta non inseriva l'antenna dentro il suo supporto, ma che la metteva oltre la ruota. Ma da questa immagine vediamo perfettamente che l'astronauta ha inserito l'antenna all'interno del rover e a livello del suo supporto, e all'interno della ruota, non all'esterno. Certo, poi c'è da spiegare come mai nei tentativi successivi di inserimento non si sentano suoni. Ma questo dipende sempre dal sistema Vox. Per attivarlo ci vogliono suoni che superino una certa soglia. L'abbiamo visto qui nei colpi di martello di Apollo 17. Brian, it's trying to fall. Don't wear your hand out. I primi colpi non attivano il sistema, gli altri sì, perché? Perché i primi erano sotto la soglia, gli altri no. Allo stesso modo il colpo iniziale dell'antenna sul rover era abbastanza forte da attivare il sistema. Poi l'astronauta appoggia con più cura l'antenna e il suono non riesce ad attivare il sistema Vox. Questa ovviamente è un'ipotesi che non possiamo dimostrare oltre ogni ragionevole dubbio, ma l'ipotesi alternativa quale sarebbe? Nel caso dell'astronauta che batte col martello, l'addetto della NASA alla cancellazione dei rumori ne ha cancellati alcuni e poi si è dimenticato di cancellare gli altri che erano subito dopo. La faccio io allora un'ipotesi verosimile. Ha iniziato a cancellare i colpi di martello, poi ha avuto un'urgenza defecatoria e quando è tornato si è dimenticato di cancellare gli altri colpi ed è passato avanti. Ma si può credere ad una simile scemenza, cioè che un addetto cancelli tre colpi e gli altri tre no? Posso capire che qualcosa sfugga completamente all'attenzione di chi doveva cancellare i rumori, ma se un caso è stato individuato perché una parte di rumore risulta cancellata, non vedo come possa essere sfuggito altro rumore facente parte dello stesso esempio e prodotto quasi contemporaneamente. Purtroppo i complottisti sono più propensi a credere all'urgenza defecatoria dell'addetto della NASA a cancellare i rumori che all'esistenza di un livello sonoro minimo che possa attivare il sistema Vox e che alcuni rumori impulsivi possono stare sotto la soglia e non si sentono, altri rumori stanno sopra e si sentono. No, meglio credere alle urgenze defecatorie. Evidentemente a quei disturbi intestinali i complottisti sono più avvezzi che avere a che fare con circuiti elettronici che tagliano i rumori sotto una certa soglia, il cosiddetto noise gate, cosa utilizzatissima ad esempio nelle comunicazioni via Zoom che tutti abbiamo utilizzato.
Ricapitolando, suoni e rumori possono essere captati anche nel vuoto, purché ci sia una linea di contatto tra gli oggetti che provocano i rumori e la tuta dell'astronauta, in quanto contatti tra oggetti rigidi, e tra gli oggetti rigidi possiamo tranquillamente annoverare le tute pressurizzate, come gli esempi riportati nel video ci garantiscono. Ma ovviamente non basta, deve essere presente una di queste tre condizioni. Prima condizione, il microfono nel casco dell'astronauta deve essere sempre attivo, come nel caso degli astronauti russi, e in Apollo 16 sicuramente nella prima attività extraveicolare, ma vedremo anche in un altro caso. Seconda condizione, col sistema Vox attivato, il rumore può sentirsi solo se l'astronauta parla o se ha appena finito di parlare. Terza condizione, quando il rumore è sufficientemente sonoro da attivare lui stesso il sistema Vox, per cui questa terza condizione la possiamo limitare a colpi di attrezzi metallici su rocce o su altri oggetti metallici come il rover. In questi casi potremmo avere colpi che non attivano il sistema, ad esempio tutte le leggere martellatine date all'asta inferiore delle bandiere lunari che entrano facilmente nella regolite, e colpi di martello più decisi che superano la soglia del noise gate del sistema Vox e attivano il microfono. Come vedete, tutto è spiegabile, e se qualcuno non crede a queste minuziose spiegazioni, almeno tenti di trovare una versione complottista alternativa un minimo credibile, perché la tesi dei rumori sfuggiti alla regia e cancellati un secondo prima e non più cancellati un secondo dopo non sta assolutamente in piedi e si presta solo ad interpretazioni ridicole ed umoristiche. Ultima cosa che andremo ad analizzare è la ripartenza del modulo di ascesa dell'EM di Apollo 16. Grazie all'anomalia del sistema Vox di uno dei due astronauti, probabilmente Duke, abbiamo la possibilità di sentire finalmente i suoni all'interno del modulo di risalita. Il video che vediamo è composito. Abbiamo l'immagine principale che è presa dalla cinepresa, che non aveva audio. Poi abbiamo il riquadro in basso a destra, che sono le immagini della telecamera del rover, ovviamente comandate da terra e senza audio. Infatti l'operatore perde presto la puntatura del modulo di risalita perché lui vedeva le immagini 1,6 secondi dopo e i suoi comandi di correzione alla telecamera arrivavano al rover dopo altri 1,6 secondi. L'audio invece è quello che è stato registrato a Houston e non aveva video. Il video è stato perciò realizzato componendo le tre parti. Attenzione, se fosse stato un falso, comporre a posteriori, da parte di un amatore, non certo dalla NASA, tre parti così diverse sarebbe stato praticamente impossibile, non ci sarebbe stata corrispondenza. L'audio, a differenza delle altre missioni, non è tagliato dal sistema Vox ed è continuo, e sentiremo prima lo scoppio in corrispondenza della partenza del modulo di ascesa con il distacco dalla base dell'EM, e in seguito si sentirà un sibilo che aumenta di frequenza tonale e che per me è al 99% il rumore prodotto dal reattore, quel rumore tanto invocato dai complottisti e che qui si sente grazie ad una anomalia del sistema Vox, di cui abbiamo parlato in tutto questo video. Pitchover's on time. Roger, we saw all this stuff. Whatever. What a ride. Ryan, you go at one. Roger, looking good here. Questi suoni, rumori ci dimostrano che le ripartenze non erano dei fake e gli astronauti erano veramente su di un razzo in partenza, spinti da un reattore. Alla prossima.